silenzioso. Allora, per quanto riguarda Manuela, Vittorio ci ha parlato di come le cose dovrebbero essere. In realtà, soprattutto nella nostra regione, le cose sono andate nel verso opposto negli ultimi anni. E perché c'è una storia anche dietro questa pandemia, abbiamo chiesto a te di raccontarcela, soprattutto in merito a quelle che sono le responsabilità istituzionali, da Maroni a oggi, sostanzialmente. Quindi ti lascio direttamente la parola. Sì, raccontare un po' qual è stata l'evoluzione del sistema sanitario lombardo in breve tempo è un po' difficile, cercherò di concentrare sui concetti principali. Anche perché la riforma sanitaria lombarda di Maroni del 2015 fondamentalmente era nata per cercare di andare a tamponare quella che era una debolezza della sanità lombarda del ventennio formigoniano, ma in realtà poi ne è venuta fuori una riforma fondamentalmente inadeguata. Prima di tutto perché non sono state messe assolutamente in discussione quelle che erano le idee forti del sistema sanitario costruito da Formigoni. Anche nella riforma di Maroni non si parla di dati epidemiologici. Vittorio prima accennava al fatto del fatto che nessuno conosce il nome di un epidemiologo, ma anche in questo caso dati epidemiologici non se ne parla, e in realtà potrebbero essere proprio quei dati che ci permettono di andare a verificare quali sono le cause più importanti che vanno a determinare la perdita di salute e quindi organizzare i servizi di conseguenza, ma organizzare anche degli interventi di prevenzione. Un altro fattore di cui ha parlato anche Vittorio sono i determinanti di salute, cioè tutte quelle condizioni di vita in cui le persone appunto vivono, e che si è visto in tantissime ricerche che rappresentano il 40% dei fattori che possono andare a ledere la salute della persona, mentre solo il 20% è relativo a quelli che possono essere degli interventi di tipo sanitario. Di queste cose nella riforma non si parla. Non viene messo in discussione il criterio del pagamento a prestazione. Quindi tutta la sanità lombarda si basa fondamentalmente sulla cura della malattia, e per ogni tipo di intervento sanitario che noi facciamo viene definito attraverso appunto il DRG un valore economico, e quindi fondamentalmente io restituisco alla sanità privata o nella sanità pubblica, do comunque un valore a quello che è l'intervento, in base a quello io poi rifondo chi la prestazione l'ha prestata. Quindi chiaramente questo introduce o mantiene quella che è una logica un po' di mercato, che è legato più alla quantità e alla velocità con cui io erogo le prestazioni. La riforma di Maroni non mette in discussione il concetto di parità tra pubblico e privato, ma sempre per la stessa motivazione, perché se io, anziché parlare di prevenzione, parlo di cura della malattia, che la prestazione mi venga erogata dal pubblico o dal privato, per il cittadino lombardo sostanzialmente non fa grande differenza. L'importante è avere quella prestazione che mi serve, quell'esame, quella visita che mi serve nel più breve tempo possibile. Quindi questo non ha fatto altro che creare l'illusione nella gente che più visite, più esami io faccio mi sottopongo, e più avrò la garanzia di essere in buona salute. Quindi ha generato quel consumismo sanitario che poi è stato la causa fondamentale di prescrizioni magari di
esami o di procedure assolutamente inutili, a volte inadeguate in altri casi, e che ha portato poi alla problematica delle lunghe liste d'attesa. In questo concetto poi di parità tra pubblico e privato è chiaro che si apre un regime di concorrenza, ma la concorrenza non viene fatta su obiettivi di risultato, quindi sull'efficacia degli interventi che io faccio, ma evidentemente è fatta sull'efficienza e soprattutto sugli obiettivi economici di bilancio. Quindi in questa situazione Maroni non ha fatto altro che confermare queste idee forti, e l'intervento che è andato a proporre è stato un intervento fondamentalmente di tipo organizzativo. In questo tipo di intervento organizzativo ha trasformato le vecchie aziende sanitarie locali, che erano 15, in 8 ATS, Agenzia della Tutela della Salute. I 29 presidi ospedalieri sono diventate le 27 aziende sociosanitarie territoriali, e nelle aziende sociosanitarie territoriali praticamente un direttore generale di nomina politica regionale divide le mansioni tra quello che è un direttore sanitario che gestisce la parte ospedaliera e un direttore sociosanitario, che è una nuova figura che si deve inventare fondamentalmente una rete territoriale. Nella riforma vengono date delle indicazioni, nel senso che si dice che si formeranno ad esempio quelli che vengono chiamati i POT e i PREST, i POT che sono dei presidi ospedalieri territoriali e i PREST, i presidi sociosanitari territoriali, e che insieme dovrebbero andare a coprire quelli che sono i bisogni territoriali e che in qualche modo vengono identificati un po' come le case della salute padane, no? Peccato che poi di questi servizi, di questi presidi, nei territori non ne vediamo praticamente nessuna realizzazione, e anche nei pochi casi in cui vengono realizzati praticamente non vanno a svolgere le funzioni che avrebbero in qualche modo dovuto svolgere. Contemporaneamente quelli che erano i servizi territoriali come il consultorio, come il CPS con tutto il discorso della salute mentale, i servizi per le dipendenze vengono accorpati e quindi ridotti di personale, e vengono anche in qualche modo snaturati. L'esempio più caratteristico è quello del consultorio nato dalle lotte delle donne, che si trasforma in servizio alla famiglia e si occupa di tutta una serie di progetti che hanno una valenza praticamente solo economica. Un altro fattore di criticità è che in questa riforma comunque i comuni e le cosiddette assemblee dei sindaci, che in qualche modo partecipavano alla programmazione territoriale, perdono ulteriormente quelli che sono le loro competenze e in qualche modo anche il loro ruolo, e praticamente assumono solo un ruolo di verifica dell'attuazione programmatrice definita dalla TS, e hanno anche una funzione, diciamo, di verificare i bilanci, ma semplicemente per presa visione. Quindi il comune, che avrebbe dovuto avere un ruolo fondamentale soprattutto per quanto riguarda tutte le prestazioni sociali e quelle di assistenza che sono legate appunto più alla cronicità, vengono completamente esautorati dei loro poteri. Anche i distretti, che erano i servizi che in qualche modo garantivano un po' quel coordinamento a livello territoriale, perdono ulteriormente i loro già limitati poteri. E la dimostrazione più classica è determinata dal fatto che la medicina di base, quindi medici di base, pediatri di libera scelta, che prima afferivano al distretto, adesso diventano una competenza dell'ATS,
quindi dell'agenzia che si occupa di programmazione, di controllo e acquisto, e che dovrebbe in qualche modo anche definire quelli che sono delle situazioni di tipo organizzativo dei medici di base, le famose AFT, le aggregazioni funzionali territoriali, o le UCCP, che sono le unità complesse delle cure primarie, che potrebbero avere un senso, perché vorrebbe dire che c'è un'equipe non solo di medici, ma un'equipe sociosanitaria che affronta le problematiche del territorio, ma anche queste aggregazioni vengono lasciate alla libera iniziativa dei medici e senza nessun riscontro con quelli che sono i bisogni territoriali. Anche per quanto riguarda i finanziamenti alla sanità, non vengono messe assolutamente in discussione i DRG, quindi le tariffazioni sugli interventi, vengono mantenute le compartecipazioni dei cittadini, i ticket. Inoltre, chiaramente, soprattutto in Lombardia, una buona parte della spesa privata sanitaria, cioè quella out of pocket, quella che io pago di tasca mia, è altissima, e a queste si legano anche, ad esempio, le spese assicurative volontarie, e poi le rette delle RSA, che continuano anche con la riforma di Maroni a non entrare a far parte del Servizio Sanitario Nazionale. In questo panorama il grosso problema da affrontare è proprio quello della cronicità, perché il 30% della popolazione, diciamo, lombarda, che rappresenta quelli che sono i malati cronici, assorbe il 70% dell'importo economico. Nel 2017, quando è stata fatta la riforma, era circa 13 miliardi. Quindi questi 13 miliardi sono molto appetibili dal punto di vista proprio economico. E Maroni, cioè la giunta regionale, si inventa questa famosa legge 23 che dovrebbe gestire quello che è il problema dei cronici. E anche qua emergono subito delle contraddizioni, perché la popolazione dei cronici viene divisa in tre fasce a complessività crescente, e ognuna di queste fasce praticamente contiene 65 tipologie di patologie. Quindi, anziché andare a prendersi cura delle persone, come era lo slogan iniziale, si fa praticamente un elenco di patologie, e a seconda delle complessità che queste patologie manifestano, si attribuisce il paziente alla fascia 1, alla fascia 2, piuttosto che alla fascia 3. E questo senza tener conto dell'età, senza tener conto delle condizioni socio-economiche, senza tener conto dei cambiamenti demografici, per cui una grande quantità di queste persone sono persone che vivono da sole, persone anziane che vivono sole, e quindi e che non hanno bisogno soltanto di prestazioni sanitarie, ma sicuramente hanno bisogno anche di prestazioni di tipo sociale. E questa integrazione tra il sociale e il sanitario, sociosanitario, non è mai avvenuta. Si fa questa lista, diciamo, di patologie a seconda della complessità, indipendentemente dalla persona che manifesta questa complessità, si stabilisce quello che è un budget di cura, che è calcolato semplicemente sulle prestazioni erogate gli anni precedenti, e che contiene a volte delle prestazioni che non c'entrano niente con la patologia, e ne mancano invece altre che con la patologia c'entrano e come. E in più si crea questa figura dei gestori, che possono essere dei soggetti pubblici o privati, che di fatto cosa fanno? Prendono in carico il paziente,
è il paziente che sceglie in qualche modo il gestore, ma in questa relazione di presa in carico il gestore fa firmare al paziente un contratto che ha un valore di un anno, e quindi quella che dovrebbe essere una relazione sanitaria basata sulla salvaguardia della salute del paziente diventa fondamentalmente una relazione contrattuale. Il gestore ha il compito di identificare quello che è il piano assistenziale e definisce quali sono le prestazioni di cui questo paziente cronico ha bisogno, ma le prestazioni dovranno essere effettuate in quei servizi individuati chiaramente dal gestore, alla faccia poi della libertà di scelta tanto ribadita anche dalla riforma Maroni. Come rientrano i medici di base in questa gestione dei cronici? I medici di base hanno tre possibilità: o decidono di non fare i gestori e quindi praticamente perdono i loro pazienti, o decidono di fare i cogestori e quindi diventano fondamentalmente dipendenti di un altro soggetto, oppure si riuniscono creando delle entità giuridiche, quindi delle cooperative che non hanno niente a che fare con quelle aggregazioni funzionali territoriali, ma delle cooperative che quindi hanno una valenza di tipo privatistico. E quindi diciamo il paziente si trova a dover scegliere in questa lista fondamentalmente di gestori che vengono accreditati senza nessun controllo, qual è la persona, il soggetto più idoneo a seguirlo. Inutile dire che questa riforma sulla cronicità è stato un flop incredibile, nel senso che pochissimi pazienti hanno scelto il gestore, e quei pochi che hanno fatto la scelta hanno deciso comunque di attivarsi, affidarsi alle cooperative dei medici di base. Quest'anno, diciamo, doveva essere l'anno della verifica, anche se nell'accordo, poiché questo era un progetto sperimentale, e quindi questo ricordiamolo, non era una riforma, ma era un progetto sperimentale, e negli accordi che erano stati fatti nel 2016 tra la Lorenzin e Maroni, l'accordo era che semestralmente si sarebbero dovute inviare delle relazioni di verifica per vedere lo stato d'avanzamento e per vedere se davvero la riforma procedeva assicurando quelle cure, l'adeguatezza delle cure ai pazienti. Di queste verifiche non c'è traccia. L'unica verifica che è stata inviata è stata nel febbraio del 2018, ma fondamentalmente riportava soltanto esiti di votazioni, decreti, regolamenti, provvedimenti organizzativi. A questo punto chiaramente l'epidemia del Covid ha scoperchiato quella che è stata proprio l'inefficienza completa a livello territoriale del servizio sanitario regionale, e tra l'altro il prezzo più alto l'hanno pagato proprio quei pazienti cronici e quella fascia di pazienti anche più svantaggiati, che grazie alla legge 23 era quella fascia alla quale bisognava prestare più attenzione e garantire tutta l'assistenza necessaria. Notizia recente è che Maroni è entrato a far parte del consiglio del San Donato, che sappiamo essere praticamente la grande holding che gestisce la sanità privata, e quindi questo in qualche modo vuol dire che quando si fa la politica in un certo modo, dal punto di vista economico, chi ha fatto certe scelte ottiene anche dei vantaggi individuali.